Allora, ragazzi, mi trovo in una sede, guardate, Milan Club Castelfidardo, in una sede grandissima di un Milan Club che ha quasi 900 soci. È stato fondato nel 1989, quindi fra poco compirà 35 anni. Sono dei milanisti bellissimi. Siamo qui per la festa di fine anno. E io voglio far raccontare, qui c'è Gilberto, il presidente fondatore. Gilberto, caro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, raccontiamo a tutti gli altri milanisti, intanto che non mi avete ancora insultato. Questo No, no, insulti non fa parte del nostro ecco. DNA, come non fa parte del DNA del Milan. Il Milan non è mai una squadra che insulta, neanche più gli avversari più acerrimi. Però raccontiamo a tutti i milanisti che ci stanno guardando. Che cosa succede ogni domenica, ogni mercoledì? Fate tutte le partite in casa, tutte le partite in trasferta. Che passione c'è per il Milan qui nelle Marche? Che trasferite ogni volta a San Siro? Perché poi ve lo ricordo, quando entrate al secondo anello, centrale c'è sempre lo striscione Castelfidardo, che è sempre a San Siro. Qui c'è un altro striscione, vedete? Qui c'è lo striscione della fondazione, eh? Qui c'è lo striscione della fondazione, ma lo striscione di oggi è sempre a San Siro e l'Associazione Italiana Milan Club per ogni partita lo espone. Ecco, tante trasferte, tanti sacrifici. Gilberto, il Allora, presidente del Milan Club Castelfidardo. i sacrifici sono tanti. Già solamente iniziare a parlare di fare 6 ore di andata e 6 ore di ritorno col pullman è già un grande sacrificio, ma è un sacrificio che facciamo con grande passione, come la passione che mettiamo qui nel club. È Questa grandissima, è la. guardate, due sale cinematografiche, questa è una là dietro, sono due sale Sono tre cinematografiche, sale. tre sale, Tre e vive sale. sempre Certo, vive Gilberto. l'ultima trasferta a 12 ore, ci abbiamo visto. Vive sempre, sì, Per la vive passione. solamente per il Milan. Quindi non è che è un club che è aperto tutti i giorni a tutto il pubblico. Vive solamente con noi e vive solamente per le partite del Milan. Qui non si vede partite della Juve, non si vede partite dell'Inter. E non vedremo la finale dell'Inter perché non la vogliamo proprio vedere. Bene, Perché il nostro cuore batte salve. solamente da una parte. Ecco, cosa stavi dicendo di 12 ore? Perché 12 ore? 12 ore perché c'era molto traffico per Per l'autostrada Milan-Verona. Milan-Verona, quindi incidenti vari. Quindi siamo arrivati giusti giusti per il secondo Ma ci ha battuto questa cosa? tempo. No, per carità, Assolutamente. assolutamente. Ci siamo precipitati, Impertinenti. grazie alla signora Nuccia, siamo entrati che ci ha aspettato per i biglietti Allora, cartacei. Luca, dov'è Luca? Dov'è Luca? Eccomi, ecco, Luca, allora, mi buonasera, dicevi salve. che quando eri ragazzino eri al Camp Nou per la finale con la Steaua. Sì, questo è un aneddoto che tengo a cuore perché il nostro club il prossimo anno compirà 35 anni di storia e appunto fu fondato nel 1989, anno in cui io ero presente al Camp Nou. Avevo 11 anni e ricordo la marea, il fiume rossonero, l'invasione di Barcellona. I tifosi che ci ringraziavano per aver battuto Real Madrid in semifinale ci hanno accolto alla grande, le Ramblas rossonere, quello stadio in cui sembrava impossibile perdere. Abbiamo ospitato di recente Franco Baresi e Arrigo Sacchi, loro stessi ci hanno detto che si sono guardati tra di loro all'arrivo con il pullman e hanno detto: Mister, ma come facciamo? Anzi, al presidente, presidente, come facciamo? Come le raccontiamo a questi tifosi se non vinciamo? E lui rispose: Noi vinceremo, è evidente. Quindi ci trasmette questo sempre una carica e coincide con la fondazione del Però Luca, club. adesso i tifosi più arrabbiati nel mio canale YouTube non mancano mai. Tifosi arrabbiati che puntano il dito, che giudicano perché il calcio è fatto così. Allora dico: ah, parlano solo della storia, non vogliamo sapere cosa succede domani mattina. Allora, per la passione milanista che c'è qui nelle Marche, Sì. dopo questa stagione, Sì. sono giorni un po' particolari in casa nostra, lo sappiamo, quello che è successo a Paolo, quello che succederà domani. Ecco, come vive il milanista qui? Questa situazione, voglia di far bene, attenzione, cuore comunque aperto alla speranza oppure no, Luca? Ma allora, la situazione della stagione, diciamo così, ha avuto alti e bassi dal punto di vista dei risultati, ma per la tifoseria che noi seguiamo, no, perché la prova tangibile è il fatto che siamo riusciti a riempire tutti i pullman, in casa, in trasferta, quindi il tifoso, ha partecipato sia in sede sia allo stadio
anche dopo le sconfitte importanti recenti, per cui Milan-Verona, Milan-Sampdoria abbiamo fatto pullman sempre. Cioè voi finisce una partita San Siro, sì, e vi beccate altre 6-7 ore di pullman, sì, per tornare, sì, a casa. Sì, sì. Però il tifoso è pronto la domenica successiva a partecipare. Quest'anno noi abbiamo quasi 90-88 per la precisione abbonamenti a San Siro, che utilizziamo per riempire i pullman, per partecipare e stare vicino alla squadra. Per cui il tifoso non è assolutamente scoraggiato e il tifoso non vede l'ora di iniziare la stagione, di festeggiare comunque una stagione che ci ha visto, ecco, ci porta, ecco, veniamo da uno scudetto importante. La chiaro che aver, Coppa, aver perso i derby non ci ha certo fatto fare questo, santi di gioia. L'unica cosa è questa, però ecco, abbiamo, diciamo, il cuore in pace che comunque siamo arrivati in semifinale, sarebbe stato, no, difficile, improbabile, no, poter arrivare oltre. Per cui puntiamo, ecco, a rafforzarci, guardiamo subito, subito avanti. Adesso poi chiedo anche a tutti gli altri milanisti presenti qui nella sede del Milan Club Castelfidardo. Però Luca, questa sera cosa succede? Che evento è per voi? Questa sera per noi è l'occasione di festeggiare la fine della stagione. Non è una festa scudetto come accadde un anno fa, alla presenza, ricordo, di Franco Baresi in mezzo a noi, ma abbiamo comunque la presenza in massa dei tifosi, tantissimi, che hanno voglia di trascorrere una serata in grande amicizia con gli amici di una vita, che si frequentano ogni domenica, ogni mercoledì, e quindi festeggiamo la passione rossonera noi in queste circostanze. Non è una semplice cena sociale di fine stagione, è proprio una festa tra di noi per trovarci e darci le arrivederci alla prossima stagione, per cui siamo molto emozionati. Cioè un anno di trasferte, un anno, sì, di speranza, di condivisione, di amicizia. Qui si creano amicizie incredibili, le persone si frequentano, si incontrano e poi nella vita privata continuano a frequentarsi. Quindi questo a noi ci riempie d'orgoglio e ci dà anche spinta per andare avanti, nonostante sia impegnativo gestire un club. Ecco, Castelfidardo, raccontiamolo un attimo, dove siamo? Diciamo, diamo qualche connotazione, perché siamo in collina, sì, e siamo vicini al mare. Sì, vicinissimi, a pochi chilometri dalla riviera bellissima del Conero. È un paese di circa 20.000 abitanti, tanti tifosi rossoneri, questo ci teniamo comunque a dirlo, e al centro delle Marche, e noi qua riuniamo, così diciamo simbolicamente, tutti i club della regione Marche, perché ci hanno proprio chiesto di riconoscere questa sede come sede regionale di tutti i club delle Marche, per cui vengono da tutte le province, da Ascoli Piceno a Pesaro, due volte all'anno almeno, da noi, in occasione della riunione della IMC Milan Club Regione Marche. E anche stasera saranno presenti. Anche questa sera saranno presenti. Anche, diciamo, questa sera saranno presenti con noi, tutti, perché tutti i delegati dei vari club ci tengono a essere presenti per le nostre feste. Eh sì, assolutamente. E voi che cosa mi dite? Lei mi ha già detto che avete fatto 12 ore. 12 ore di trasferta. Come va? Lui l'ha detto al bar del club. Perché qui c'è un bar, sì, cioè là in fondo. Bar interno per i soci. Ecco, e qui durante le partite chissà cosa ne sentite, cosa ne dite. Di tutte. Bevene, basta che vince la partita e bevene, se no non bevene. Ah, ecco, se no non si beve. Allora ragazzi, grazie a tutti. Milan Club Castelfidardo, dall'inizio della prossima stagione, quando arriverete allo stadio, vedrete Castelfidardo, vi verranno in mente queste immagini, questi volti, questi colori, questa splendida sede, queste sensazioni. Per cui questa sera idealmente tutti i milanisti saranno con noi. Dove saremo, Luca? Saremo in un bel ristorante sul mare a Porto Potenza Picena, a pochi chilometri da qua, da una splendida famiglia rossonera. I titolari sono dei nostri da una vita e quindi abbiamo anche abbellito questa mattina, il direttivo si è recato al ristorante per abbellire la sede e esporre lo striscione che poi vedrai questa sera. Ci sarà Daniele Massaro? Ci sarà Daniele Massaro come ospite, quindi è l'occasione anche per condividere con lui momenti di storia rossonera. Siamo curiosi anche di ascoltare degli aneddoti e festeggiare appunto la nostra amicizia e incontrare di nuovo i soci per la fine della stagione. Avete voluto qualche filmato delle mie cosiddette esultanze, quindi volevate, sì, del, sì, casino, insomma. Esatto, questo servirà per esultare tutti insieme. Qui c'è tuo fratello? Mio fratello si chiama Gianni, anche lui si occupa del club da tanti anni. Cerchiamo di dare una mano ognuno di noi in qualche modo, io do una mano al bar e quindi ogni partita, indipendentemente dall'esito, è un'esplosione di gioia, insomma, di amicizia. Forza Milan, Gianni. Sempre. Sempre, sempre Forza Milan. Forza.